tshuva. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta, perché un profeta avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto, perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore. Draga, braccio e sestre, cari fratelli e sorelle in Cristo, evangelskom odlomku. Nel brano del Vangelo che abbiamo appena sentito, Gesù preporuke. Due suggerimenti. Da una parte sono suggerimenti agli apostoli e a tutti coloro che manda di annunciare nel suo nome in tutto il mondo, e dall'altra parte si tratta delle istruzioni per coloro che accolgono i suoi messaggeri. Con i discepoli è più che chiaro quando spiega loro come deve essere loro amore e fedeltà se vogliono essere degni di Lui. Non è permesso a loro amare né padre né madre, né figlio né figlia più di Lui, come non è permesso a loro di conservare la propria vita, ma invece devono essere pronti a perdere la propria vita a causa di fede in Lui. Cari fratelli e sorelle, questo discorso di Gesù ci sembra un linguaggio duro. E questa sua richiesta sembra qualcosa di impossibile, di incomprensibile. Nessun maestro prima di Gesù Cristo in Israele non ha messo le richieste così alte. Non è terribile rinunciare al proprio padre, alla propria madre? Devo rinunciare a mia madre che mi ha dato la vita, ai miei genitori che mi hanno dato la vita? Qualcuno dovrebbe rinunciare al figlio o alla figlia? Questo sicuramente
è un fatto molto difficile. Perché Gesù chiede queste cose proprio oggi? L'uomo si potrebbe domandare, ma come mai ha il cuore di fare una tale richiesta? L'uomo potrebbe dubitare nella sua missione, nei suoi comandamenti d'amore verso Dio e verso l'uomo. È un linguaggio duro, direbbero ascoltatori di Gesù dell'epoca, ma lo diciamo anche noi per il testo del Vangelo d'oggi. Anche se è un linguaggio duro, cerchiamo adesso di scoprire il suo vero significato, perché non possiamo e non vogliamo credere stasera che Gesù è contro il quarto comandamento. Non possiamo credere che Gesù è contro l'amore verso i fratelli e sorelle. Dall'altra parte, quando guardiamo il mondo in cui viviamo, vediamo che ci sono tanti coloro che non danno l'importanza alle parole di Gesù, ma hanno realizzato questo. Quanti hanno rinunciato al padre, alla madre, hanno cancellato il figlio o la figlia, ma non a causa di Gesù Cristo, ma a causa propria, per la propria cupidigia, amarezza, superbia, impossibilità di perdonare e chissà che cos'altro. Quante volte cancelliamo padri, madri, fratelli, figli, figlie, perché nella loro vecchiaia, nella malattia, nei loro giorni pieni di solitudine, non prestiamo loro attenzione, non li chiamiamo, non li vediamo, avendo sempre come scusa il nostro lavoro, impegni e altri motivi. Ma Gesù questo vuole proprio da noi? Che cos'è la verità nella richiesta della rinuncia di cui parla Gesù? Gesù evidentemente chiede qualcos'altro. Lui vuole le priorità. È normale, è naturale che noi amiamo i nostri genitori, fratelli e sorelle, ma Gesù oggi dai suoi discepoli vuole che lui sia al primo posto. Lui non chiede che noi odiamo i nostri genitori, i figli, nel vero senso della parola, ma vuole che mettiamo Dio al primo posto, perché questo è importante per coloro ai quali siamo stati mandati, perché Dio al primo posto. Da una parte la nostra fedeltà e l'amore verso il Signore sono il fondamento dell'autenticità del missionario. Permettiamo a coloro che ci accolgono nelle loro case, loro vite, meritare lo stesso premio. Gesù non ha forse detto: chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Qualche volta succede che noi sacerdoti diciamo che i nostri fedeli non ci accolgono come il Signore lo disse, non ci ascoltano, non sono al nostro servizio come noi lo vorremmo. Una cosa dimentichiamo, spesso dimentichiamo le prime righe del Vangelo d'oggi. Invece noi di fare la verifica dei nostri
Ascoltatori, dovremo prima fare la verifica del proprio amore verso il Signore e vedere se questo amore è completo, integro, senza interessi, sincero. Se il nostro amore non è così, non abbiamo diritto a aspettare che i fedeli ci accolgono come il Signore ha voluto. Perciò oggi, prima di tutto noi, dobbiamo vedere se noi manteniamo e viviamo la parola di Gesù. Siamo coscienti di vivere la sua missione nel mondo. Annunciamo la sua verità come i profeti. Viviamo in modo profetico. Il Signore non offre compromessi. O sei suo o no. Non c'è la via di mezzo. Non bisogna vivere nelle nuvole e aspettare una vita piacevole, ideale, perché questo mondo non ha accolto mai volentieri i profeti, i giusti, i predicatori, e non ha accolto il loro annuncio con entusiasmo. Se abbiamo ascoltato il Vangelo con attenzione, il Signore offre la croce come il sentiero. Non offre nulla di ideale, ma la croce. Gesù dice: chi non accoglie la propria croce e non mi segue non è degno di me. Gesù l'ha chiesto dei suoi discepoli e lo chiede oggi da noi. Questa è l'opportunità, cari fratelli e sorelle, di domandarci se io conosco la mia croce personale e come la porto. Quanto la porto? Forse noi abbiamo preso la nostra croce, ma ci siamo liberati dalla nostra agonia spirituale. Abbiamo vinto la nostra paura. Abbiamo mai sudato sangue? Abbiamo vinto noi stessi? Abbiamo forse umiliato noi stessi? Non gli altri, ma noi stessi. È facile umiliare un altro a fianco a me, ma è difficile umiliare se stesso. Indipendentemente dal fatto se abbiamo accolto la nostra croce ieri o 20, 30, 70 anni fa, se non l'abbiamo fatto come Gesù Cristo, abbiamo accolto la croce e la vita in modo sbagliato, e questo peso ci spezzerà spiritualmente, psicologicamente, fisicamente, se non l'ha fatto già. E quando a noi sembra che Dio non ci sente, quando ci sembra che tutti ci hanno lasciato, come il Vangelo Dio che dice oggi, padre, madre, figlio, figlia, Cristo ti dice, digiuna, prega, devi perseverare nella preghiera, invoca il nome di Dio e alla fine troverai la pace spirituale, la pace nell'anima che ti darà la forza di accogliere tutto, di portare e di poter andare avanti. Così fece il Cristo. Quando ha trovato la pace nella preghiera, ha accolto con decisione la propria croce. Forse sembra più facile lasciare tutto, ma no, non lo è. Forse sì, in questo mondo,
Ma che cos'è la nostra sofferenza di vita confronto all'eternità? Nulla. Ora rimaniamo un attimo nel silenzio per poter riflettere nel nostro cuore le parole del Vangelo d'oggi. Ciao braccia e sestre, occupieni oco stola. Radunati attorno al Signore del Signore, se daruje za život vječni, rivolgiamo ora la nostra preghiera. Facciamo insieme: ascoltaci, Signore. Dai, Signore, fa che siamo sostegno gli uni agli altri sulla via della salvezza, preghiamo. Signore, non permettere che gli uomini opprimano gli uni gli altri, preghiamo. Signore, aiutaci di allontanare il male e il peccato dalle nostre anime, preghiamo. Signore, consola i genitori che hanno perso i loro figli, preghiamo. Dio buono, questo te preghiamo per Cristo nostro Signore. Amen.